Nel precedente filmato ci eravamo lasciati al comune di Guardiareggia, da dove abbiamo imboccato una strada interna che attraversa l'oasi naturale regionale del Bumbue. L'intento è quello di raggiungere la strada provinciale 164 che ci porterà in direzione Galetta dei Laghi, l'ormai famoso Monte Murchia. Con alle spalle Monte Tre Confini, 1429 metri, notiamo un invaso chiaramente da esplorare. E qui in mototopo non si è tolto neanche il casco. Ho provato a lasciarla lì, ma non ce l'ho fatta, si è tenuto le chiavi della moto. Diga di Arcichiaro, 820 metri sul livello del mare, sembra essere una solita opera incompiuta italiana, realizzata per approvvigionamento di acqua potabile e irrigua, mai terminata. In ogni caso, noi viaggiatori vediamo soltanto il bello. La 164 si trova alla base del monte Tre Torrette, 1407 metri, quindi ora incominciamo a salire. Dalle indicazioni sul fondo stradale sembra sia passato il Giro d'Italia, non so quando. Bel paesaggio. Si sale. Sarà un'opera incompiuta, ma è incastonata benissimo nel paesaggio. Continuiamo a salire. Località Abisso di Bove. All'orizzonte Monte Porco, 1535 metri sul livello del mare. E qui stiamo raggiungendo la punta massima in altezza di questo tratto, dovrebbero essere 1250 metri. Questa è la torretta che indica il punto più alto. E ora iniziamo la discesa. SP 331 e poi subito dopo Galetta dei Laghi. Lago del Matese, il lago di natura carsica più alto d'Italia, situato a circa 1011 metri di altezza, con una profondità di 15 metri circa. Credo che questo panorama non ha bisogno di commenti. Proviamo ad addentrarci e cercare di raggiungere la Battigia. Mo
Monte Crocetta, 1735 metri. Troppo facile prendere questa stradina, vediamo cosa c'è di alto dalla parte opposta. Breve sosta per consultazione cartina dettagliata e vorremmo andare dalla parte opposta, dalla sponda opposta del lago. Vediamo. Siamo riusciti a raggiungere la parte opposta, non ci facciamo mancare niente, anche le pecorelle. Buongiorno. Buongiorno a lei. Monte Soglio, Colle del Monaco. Monte Gallinola. E Monte Giumenti. Primo obiettivo raggiunto. Ora riprendiamo la strada per il lago Letino, ma dalle informazioni avremo un po' di problemi. Effetto Covid, assenza di 2 anni di manutenzione, ecco i problemi. Lago di Letino, 900 metri sul livello del mare, lago artificiale, è un bacino idroelettrico alimentato dal fiume Lete, ma arrivarci penso che sarà impossibile. La mia moto si rifiuta. Qui la strada continua a scendere, ma dove ci porterà? Lo scopriremo strada facendo. Invertire la direzione qui credo che potrebbe essere un grosso problema. Fortuna che la mia zavorrina è dotata della forza di 100 braccia. Come da previsione sarà impossibile raggiungere la base. Andiamo con un po' di foto. Mototopo senza casco ma chiave in tasca. Questa è una struttura ormai all'abbandono da 2 anni, speriamo si riprenda presto. Secondo obiettivo raggiunto, ora ci spostiamo in direzione Lago Gallo, speriamo bene. Causa maltempo ci siamo dovuti accontentare di osservare il lago Gallo a distanza, strada non tanto percorribile oggi con la moto, peccato.
peccato perché ritengo sia il lago più bello dei tre, anche questo artificiale in ogni caso. Abbiamo provato a raggirare l'ostacolo attraversando Gallo del Matese, che è il comune che dà nome alla diga, ma non c'è stato niente da fare. Arrivato a un certo punto non si poteva più andare avanti. Peccato. Ho provato a raggiungere questo punto, ma non c'è stato niente da fare. E su queste immagini chiudiamo il tour della giornata e rientriamo alla base, 75 km al contrario. E dopo una giornata di digiuno mangiamo qualcosina. E su queste immagini che fanno venire fame vi do appuntamento al terzo e ultimo filmato della missione animatese. Ciao ciao!